Siamo con Minchella, portiere dello United Aprilia, che ha salvato il risultato soprattutto in occasione del calcio di rigore. Una partita sicuramente sofferta, era naturale che fosse così, era l'esordio per la vostra squadra. Le cose sono andate molto bene, l'impressione è che ci siete dal punto di vista agonistico. Gli automatismi dovranno migliorare da qui al proseguo della stagione, però, per cercare di fare un campionato di vertice. Sì, la partita è stata molto intensa, noi abbiamo fatto una grossa difesa e grosse ripartenze, siamo riusciti ad arrivare al gol con due calci piazzati, diciamo una punizione in un tiro libero, e poi comunque abbiamo avuto anche occasioni. Era naturale che la partita si mettesse in questa direzione, perché comunque una volta andati in vantaggio loro devono recuperare, loro sono una corazzata, sono una squadra che lotta per la vittoria finale del girone, e questa vittoria naturalmente ci dà morale. Abbiamo iniziato una settimana di ritardo, siamo ragazzi nuovi, io sono nuovo, ci sono altri 3 o 4 ragazzi nuovi, quindi è normale che dobbiamo ancora trovare l'amalgama della squadra. Capitan Trobbiani, una partita sofferta, era naturale che fosse così, era l'esordio del campionato in Serie C2, le cose sono andate molto bene, i cambi che ci sono stati per quanto riguarda la rosa hanno sicuramente dato beneficio, hanno dato un contributo enorme per la vittoria di questa prima giornata. Che cosa però c'è da migliorare da qui in avanti? Soprattutto dobbiamo dire che tipo di campionato pensi che potete fare? Allora, innanzitutto sapevamo chi incontravamo, quindi la caratura dell'avversario, diciamo una delle big di questo campionato. Faccio i complimenti a loro sia a livello societario che a livello di squadra, perché sono veramente un'ottima squadra. Il nostro campionato sarà un campionato portato a ragionare di giornata in giornata, in quanto, come hai detto bene tu, abbiamo dei nuovi innesti di caratura, però l'amalgama della squadra, insomma, ci vuole del tempo. Noi premettiamo che non siamo professionisti, ci alleniamo 2 volte a settimana e quelle 2 volte cerchiamo di stare lucidi alle lezioni che ci dà Mister De Angelis. Quindi, dal punto di vista agonistico, la vostra squadra ha risposto davvero molto bene. Un inizio difficile, eravate andati sotto nel punteggio, poi avete reagito molto bene. Il momento chiave, non so se siete d'accordo, è stato il rigore parato da Minchella. Lì sicuramente questo episodio vi ha dato fiducia, vi ha consentito poi di portare a termine la vittoria finale. Ma guarda, diciamo che sono gli episodi che fanno sempre sì che si perda o si vinca una partita. In questo caso Pierluigi, il nostro Gigio, è stato chiamato a parare un rigore, e come si sa, quando la squadra perde la colpa è del portiere, quando la squadra vince la colpa il merito è del pivot. In questo caso diamo merito anche a Gigi per aver pagato questo rigore e merito a Gallieri per aver trasformato un grande tiro libero, quindi ha meritato tutta la squadra. Siamo con Mister Forte del Colleferro. È stata una partita senz'altro molto combattuta, una partita che è stata determinata dagli episodi. Dopo un ottimo inizio forse vi siete un po' disuniti nella parte finale del primo tempo. La vostra squadra comunque è sembrata dal punto di vista agonistico e soprattutto dal punto di vista fisico molto in forma, però ci sono delle cose sicuramente da migliorare da qui in avanti. Ma sicuramente su tutte le squadre c'è sempre qualcosa da migliorare. Sicuramente è stata una partita maschia, una partita combattuta dove ognuno ha fatto il suo gioco. Però io oggi vado a vedere lo scout, la Forte Colleferro ha preso 2 gol su tiri piazzati e 1 gol su supranumerica. Quindi abbiamo preso 3 gol da 2 situazioni di palle inattive e 1 supranumerica. Abbiamo sbagliato un rigore, 1 libera, quindi ci poteva stare tutto. È una sconfitta che sicuramente dal punto di vista del morale potrebbe avere un contraccolpo, però dobbiamo dire che ci sono tutti i presupposti per poter far bene in questo tipo di campionato. Io le chiedo che tipo di obiettivo avete a livello di società e che cosa insomma pensate di poter fare? Ma io dico che il nostro obiettivo, per quanto mi riguarda, riguarda me e i miei giocatori, è ogni partita vincere. Non esiste che noi andiamo in casa di qualcuno, pareggiamo, quelli sono più forti di noi, assolutamente. Poi il campo dice che l'United Aprilia ha vinto 3-2, ben venga, diciamo che è così. Però noi andiamo su ogni campo per vincere. E se questa è la mentalità, significa vincere il campionato, perché se vinci sempre significa arrivare alla fine e vincere il campionato. Però tutto questo non è possibile, perché poi di mezzo c'è il campo, c'è il fattore campo, ci sono tante altre componenti. Però non penso che possa avere ricadute psicologiche sulla squadra, perché noi siamo un gruppo di ragazzi, se guardate la nostra età media sulla lista, noi siamo sui 19 anni, 20 anni di età media, quindi è una squadra giovane, una squadra che ha bisogno di crescere, è una squadra che da qua alla fine del campionato sicuramente dirà la sua. Oggi più forte l'Aprile che ha vinto 3-2, meno forti noi.